tutti ragazze, oggi video haul, ho fatto degli acquisti, in realtà nulla di che, qualcosa di beauty e qualcosa di abbigliamento e pensavo quindi oggi di mostrarveli. Partiamo subito dalla sezione beauty, anche se sono veramente poche cose. Avevo bisogno di uno scrub per il corpo perché il mio della marca In Primis, che ho trovato appunto da Eurospin, è quasi, diciamo, gli sgoccioli, e ho trovato da Tigotà della marca Quando È questo esfoliante corpo a base di ginseng e pompelmo, che sembrava fare al caso mio, un po' perché è costato poco, tipo meno di 5 euro per 150 ml di prodotto, e un po' perché guardandolo così a grandi linee mi sembra abbia veramente tanti tanti microgranuli e quindi riesca ad effettuare uno scrub bello strong. Io appunto per il corpo utilizzo prettamente e prediligo scrub un pochino, diciamo, più consistenti rispetto, diciamo, a quelli per il viso, che invece preferisco in maniera un attimo più delicata. Insomma, questo che mi ispira un sacco e ovviamente non ho ancora provato, ma ovviamente vi aggiornerò non appena lo proverò. E poi che cos'altro ho acquistato? Sempre da Tigotà ho acquistato le gocce magiche per il viso di Collistar, perché volevo un autoabbronzante viso da appunto utilizzare in combo a quello che sto usando abitualmente per il corpo, di cui tra l'altro vi ho messo da pochi giorni un video online, e devo dire che queste le ho già invece utilizzate un paio di volte e mi stanno piacendo. Sono molto ma molto più delicate, più blande rispetto a un autoabbronzante diciamo classico per il viso, cioè sono davvero molto più graduali, quindi rischiate veramente molto meno di fare danni al vostro viso e di macchiarvi eccetera, perché sono davvero super super delicate, cioè l'effetto è veramente molto naturale, soprattutto dopo una barra due passate. Però mi piacciono perché comunque non hanno il classico odore o puzza, che dir si voglia, di autoabbronzante che il 90% degli autoabbronzanti in commercio ha. Non appiccicano e davvero danno un aspetto molto molto naturale al viso e quindi carino e piacevole. Insomma, ecco, io ve le consiglio, anche se anche qui stesso discorso, vi aggiornerò sicuramente meglio in seguito. Poi sono passata da... scusate, mi viene da ridere perché mi hanno scritto una cosa su Facebook, vabbè. Sono passata da Kiko con la mia amica in un video, tra l'altro abbiamo ripreso, però non so se vi pubblicherò quel vlog perché era abbastanza insulso. E poi tragedia, abbiamo trovato un animale in macchina, un animaletto in macchina, non so cosa fosse, oddio, ansia. No, vabbè, magari ve lo pubblico così anche voi mi dite che cavolo di animale era quello. Morale, siamo passate da Kiko, ho fatto tre acquisti. Il primo è un deodorante, l'All Day Deo Vapo, questo qui, pagato 2 euro, in realtà non ha profumazione, però mi piace, l'ho già utilizzato un paio di volte ad andare a lavoro, tra l'altro in giornate piuttosto pregne, piuttosto pesanti, dove ho fatto anche 9 ore, 8 di straordinario, insomma, quindi abbastanza provata, e devo dire che sta funzionando bene, quindi per ora non mi lamento. Ora io non credo, anzi non so, purtroppo non c'è l'inci, non penso sia senza sali d'alluminio, non lo so, fatemi sapere voi se l'avete provato, a me per ora sta piacendo, quindi insomma, ecco. E ho acquistato anche due smaltini della linea base di Kiko, il 287 che è quello che indosso, che speravo fosse lo stesso che avevo terminato, ma in realtà no, quello che ho terminato è simile ma mi piaceva di più, era della linea Satin, di quelli con il tappo argentato per intenderci, che però non so se fosse o meno un'edizione limitata. E poi ho acquistato il 507 che invece è un rosa cipria molto molto tenue nude, che non è nulla di che a dirvi la verità, ne avevo altri simili, avrei potuto risparmiarmelo, però comunque con un po' di abbronzatura diciamo che rende sicuramente meglio. Ho poi acquistato sempre da Tigotà, assieme alle gocce magiche e allo scrub della Quando È, il profumo della marca Dermomed, che mi sta facendo impazzire, della quale io ho già provato praticamente tutti i prodotti in gamma, dal bagnoschiuma al lavamani eccetera eccetera, alla profumazione, all'essenza di Argan, che mi sta facendo letteralmente impazzire. Se come me amate questa fragranza, davvero non dovete farvelo mancare, anche perché costa solo 3,50 euro, quindi davvero tanta roba, merita un sacco, e sono 100 ml di prodotto, cioè io lo utilizzo praticamente così come se piovesse, anche perché costa veramente poco, quindi ne vale la pena. Ed infine ho trovato anche il Marvis al Jasmine Mint, che mi mancava, che non avevo ancora provato come gusto, e vi farò ovviamente sapere come mi ci troverò e se mi piacerà altrettanto come tutti gli altri che ho provato.
proprio come, diciamo, gusto in sé e per sé. E per quanto riguarda gli acquisti beauty, abbiamo terminato. Sono passata da Jisk, non so come si chiami, però quella sorta di Ikea in miniatura, quella sorta di, diciamo, negozio che vende un pochino tutte cose per la casa, e ho finalmente trovato, dopo 3 volte che passavo e chiedevo info su sto prodotto, il calendario che ho visto in un video di Kia Scritch. Oggi tra l'altro è il 3 giugno e mi piace veramente, veramente un sacco. Io ho voluto acquistare però la versione così nel color taupe e non nel bianco, l'ho già tra l'altro messa là in cima e mi piace un sacco. Ho fatto un angolino shabby molto molto carino, secondo me magari ve lo mostrerò anche in un video se vi può far piacere. E questo è davvero, cioè, troppo troppo bello, ed è costato 11 euro. Poi vabbè, ho riacquistato le, diciamo, i moccoli, le candeline, quelle per bruciare le Yankee, quelle classiche bianche, non so se si chiamino moccoli, comunque quelle non ve le sto neanche a far vedere, sono classiche. Tra l'altro lì sono in promozione 100 pezzi a 3,99 euro, prezzo assolutamente onesto e buon. E poi ho acquistato in un negozio cinese un paio di capi d'abbigliamento. La prima cosa mi è stata regalata da mia mamma, l'abbiamo scelta assieme, ed è una giacchina fatta in questa maniera qui, una sorta di giacchettino sportivo per la mezza stagione, fatta in similpelle sul retro, come potete vedere, e sulle spalle, caratterizzata da queste borecchiette qui da un lato e dall'altro, scollo tondo, leggermente sportivo, con la particolarità di avere le maniche praticamente traforate. Mi piace veramente tanto, soprattutto su un outfit così da tutti i giorni molto sportivo, tipo anche sopra questa maglia qui che oggi ci sta veramente da Dio, ed è costato 16 euro anziché 30. Poi l'altra cosina che ho acquistato in un negoziato cinese è costata 6 euro ed è questa gonna che davvero non potevo lasciare lì. Per 6 euro mi sembrava assolutamente carina. È sui toni dell'azzurro, così un pochino fiorata, molto, secondo me molto svolazzante, molto estiva, anche da abbinare a una canotta bianca o nera all'interno, un pochino rimborsata, o a una camicina, insomma. È veramente versatile e mi piace davvero tanto, in vita appunto questo elastico qui, e arriva circa sopra il ginocchio, un pochino più giù della metà coscia per intenderci. Poi da H&M ho acquistato un semplicissimo paio di leggings, di jeggings, che non trovavo mai nella mia taglia, che è praticamente un 38 di H&M alias un 42 italiano, fatti così in questo blu molto molto carino. Cioè il colore che prediligo dei jeans io è questo, è un blu abbastanza acceso, comunque scuro, mediamente scuro ma non troppo, e che mi fa veramente impazzire. Sono costati 14 euro, sono quelli skinny in sulla caviglia, che comunque scendono belli stretti, fasciano bene ma non stringono, sono davvero pratici e comodi. Per 14 euro ne vale assolutamente la pena. Ed infine da tacco ho acquistato questa canotta che avevo già visto un paio di settimane fa, ma che non ho acquistato. In realtà in quell'occasione l'avrei presa nel nero, però nel nero ne ho veramente troppe, quindi ho voluto prenderla in color corallo, ed è fatta così, molto semplice, di quelle leggermente larghe sotto le ascelle, appunto per lasciar magari intravedere un top colorato eccetera. È costata 9,90 euro e davanti è in simil pizzo, mentre dietro rimane così in cotone classica. Non è né troppo lunga né troppo corta, è una via di mezzo. Io ho preso una M però perché mi piace un pochino più morbida, e rimane leggermente, ma molto leggermente, a crop top, cioè rimane leggermente larga e di una lunghezza comunque normale, ma secondo me veste veramente bene. Quindi anche lì da tacco, sicuramente con l'arrivo dei saldi ci farò un'altra capatina. E nulla ragazze, per questo video è tutto, vi mando un mega bacione e ci vediamo alla prossima, ciao! Ragazze, non stoppate il video, pardon, ma oggi ho fatto altro shopping, quindi visto che sono giusto 5 cosine in croce, 4, 5 anzi cosine in croce, ve le butto in questo video e poi non se ne parla più, insomma. Appunto, ho finito il video haul, mi è venuta la brillante idea, visto che avevo terminato un paio di cosette, di passare da acqua e sapone, e ho fatto nuovi acquisti. Ho acquistato appunto 5 cosine, tra cui un solvente, questo qui è di Parisienne ed è oleoso senza acetone. Io mi ci trovo bene, sia perché costa 65 centesimi, quindi veramente poco, e sia perché è davvero molto molto delicato sull'unghia.
Ho acquistato, visto che mi serviva un top coat, perché ho terminato il top coat che stavo utilizzando in questo periodo e ho trovato in offerta smaltino più top coat a 3,90 euro, di Deborah, tra l'altro questa qui della linea smalto gel effetto appunto extra brillante, ho pensato di prendere loro. Il colore dello smalto è il numero 21, se vi può interessare è un bellissimo rosa corallo, e il top coat, che tra l'altro inizierò ad utilizzare subitissimo perché ho intenzione di cambiarmi lo smalto questa sera, è il numero 0, cioè proprio non ha, diciamo, numero. Poi ho acquistato di Adorn, visto che ho appunto ultimamente, di recente insomma, scoperto questo brand grazie alle pubblicità che girano per la TV. Mi ispirava un sacco lo spray termoprotettivo per fone piastra, tra l'altro per 5,10 euro mi sembra, non potevo farmelo scappare, non che ne avessi particolare bisogno, perché ora ho praticamente quello di Matrix che è nuovo, cioè proprio l'ho utilizzato giusto un paio di volte, e ho ancora almeno un, non so, una decina di utilizzi per quanto riguarda l'altro termoprotettore, quello di Tony & Guy's, che è il mio preferito in assoluto, quindi poi con calma aprirò questo e vi aggiornerò. Ovviamente non potevo lasciare lì questa terra qui, che è la Master Sculpt di Maybelline della linea Fit Me, che è la loro nuova terra con la cialdina divisa in due, terra e illuminante, che avevo già visto tra l'altro un paio di giorni fa alla Gardenia, ma non avevo preso perché mi sono detta: Ross, non ti serve, costava 8,50 euro e mi sembrava comunque un prezzo abbastanza ragionevole, però quando oggi l'ho trovata a 4,90 euro mi sembra, o 5 euro, comunque giù di lì, non di più assolutamente, mia, cioè ho detto no, mia, anche perché ne erano rimaste semplicemente due nella tonalità medium dark, che è quella che io prediligo perché comunque, utilizzandone poca, si fa un contouring perfetto ed è sicuramente più fredda rispetto alla 01, e quindi se volete una terra da contouring vi consiglio la 02, ovviamente se siete super chiare magari mettetene poca o stendetela veramente bene, perché davvero colora tantissimo, è super pigmentata. Io l'ho swatchata quest'oggi, ora vabbè, ho lavato le mani un sacco di volte, però c'è ancora lo swatch, quindi assolutamente valida, almeno così di primo acchitto. Ed infine mi serviva un fango, perché ho terminato un paio di oli anticellulite, quello di Veleda l'ho terminato già circa da 10 giorni, poi ne ho terminato un altro che avevo aperto invece tempo fa, e quindi mi sono detta buono, mi do a un fango, e ho ritrovato questo qui di Geomar che avevo già utilizzato e non mi era sembrato affatto male, anche se l'odore è veramente pessimo, con annessi gli shorts appunto per rendere l'applicazione più facile, a 11,90 euro, quindi non me lo sono voluto far scappare, e domani assolutamente ho intenzione di rifarmi i fanghi, quindi insomma magari se vi può far piacere, non appena insomma li rifarò, vi farò magari anche un video applicazione se vi può interessare, tanto anche se non domani, perché questo video lo pubblicherò sicuramente fra un po' di tempo, conto di farmelo durare un po', quindi insomma voi poi scrivetemi nei commentini se vi può far piacere un video applicazione. Con questo è veramente tutto, io vi risaluto e ci vediamo veramente alla prossima, ciao!